Amici, bentornati nel mio let's play a Pokémon Scarlatto. Siamo al sentiero d'Osilia e nella scorsa parte sentivamo degli strani rumori provenire dalla spiaggia. Prima di iniziare questo video ci terrei che lo supportiate con un mi piace e un commento qui sotto per farmi sapere come procede la vostra avventura in Pokémon Scarlatto e Violetto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare le notifiche per i prossimi video che usciranno a tema Pokémon Scarlatto e Violetto. Scopri la fonte del verso misterioso. Ma che sarà mai? Ci guardiamo un attimo attorno. Madonna, le ombre, ragazzi, le ombre. Oh oh! È proprio Goraidon, collassato sulla spiaggia, con di fronte degli Yondur. Bene. Madonna! Ok. Si cade di sotto. Come ho fatto a non rompermi le ginocchia? C'è stato lo Smart Rotom ad attutire il colpo, eh. Importantissimo. Ti salva anche la vita, eh. Ok, ci avviciniamo a Coraidon. Bello che è collassato. Che sono sti versi, oh? Questo misterioso Pokémon sembra aver perso le forze. Perché non provi a dargli qualcosa per rimetterlo in sesto? Ma noi abbiamo il panino della mamma. Possiamo non darlo a Coraidon? Eh? Che sarà il nostro Pokepassaggio per tutta questa avventura? Eccolo qua. Divorato. Coraidon che quindi diverrà il nostro Pokepassaggio in maniera molto rapida. Se così possiamo dire. Non accadrà da subito, però ci saranno due o tre cose da capire su questo poche passaggio, eh. Vabbè, si accinge a fare cosa, Coraidon? Ad andare dentro la grotta? È gasato. Si è ripreso col panino, eh. Wow. Luccica. Brilla. Coraidon si alza e sprigiona la potenza, la vera potenza. Ok. È tipo lo stadio finale questo, no? Eccolo là. Non pensavo un panino potesse fare questi effetti, eh. Potevo mangiarlo io. Oh. A posto. Adesso è tranquillo. Io rimango un attimino stunnato da questa cosa. Cioè, potresti aspettarmi essere quantomeno grato del gesto che ho fatto. No? Ok. Raggiungiamo Coraidon alla grotta della baia. Si va ad un passo lentissimo. Ok, no, forse riprendo a correre. No, passo lentissimo. Un po' a momenti, diciamo così. Bene, qui dentro ci saranno tanti altri strumenti. Mi pare di capire. Ehi, George! Chi è? È Nemi, che giustamente è rimasta su. Eccoti, come stai? Sei ancora tutto intero? Tutto ok. Meno male, ero preoccupatissima per te. Se ti fossi fatto male mi sarei sentita in colpa. Insomma, sono stata io a suggerire di scoprire l'origine di quel verso. Vabbè, non fa niente. Adesso l'importante... Vabbè, cercherò di salire, Nemi. Vai tranquilla. Intanto mi metto a raccogliere un po' di roba. Poi sto trovando un sacco di pozioni. Pieno di pozioni. Oh, 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 oh! Coraidon rompe tutto. Io non posso proprio passare avanti a lui. Wow, ma che spettacolo. Sembra forte quanto i miei po'. Vabbè, sì. Nemi, buonanotte. C'è un Houndoom. Anche uno Yangus. E una Pokéball. Bene, bene, bene. Bella grande sta grotta. Un'altra pozione. E poi? Non posso andare. No, devo, mi obbliga ad andare da quella parte. Ma stanno anche i Diglett, giustamente.
Oh oh oh. Aspettate un attimo. Ma sì, dai, perché non farlo? E Diglett sia. Anche se adesso abbiamo i Wiglet, che sono i nuovi. La nuova forma di Diglett, se vogliamo chiamarla così. Però io un Diglett lo catturo, sono nostalgico. Vai, andata. Dobbiamo per forza stare al passo di Coraidon, incredibile. Non mi fa andare oltre ogni volta. Bene, da quella parte vedo un altro strumento. Vorrei proseguire, ma arrivano degli Omdur. Tanti Omdur. Ma cosa vorrebbero fare esattamente? Vabbè. Erano lì davanti, stavano cercando a modo loro di bloccare il passaggio. Certo. Revitalizzante. Che facciamo, Coraidon? Guidami. Comunque, questi nuovi leggendari mi piacciono. Mi piacciono da morire. Sono davvero molto, molto belli. E è raro che ciò accada. Non hanno avuto poi così tanto un impatto imponente. Spada e scudo, i leggendari di spada e scudo. È già tanto. È dietro di te. Ah, c'è l'Omdum di prima. Eccolo qua che arriva con un passo danzante. Doom. E adesso? E adesso si lotta? Con Quaxly? L'Omdum usa Sgranocchio. Ok. Ritirata immediata. Manco a dirlo. Coraidon? Risponde lui per noi. Let's go. Un bel colpaccio di coda e un verso. Ok, Houndoom chiama i rinforzi. È tempo di fuggire. Ne arrivano altri. Io sono circondato, tipo. Ma Coraidon pensa bene di sollevarmi e salire su, probabilmente. Qua su, presto! Ok. È stato semplicissimo. Comunque, ste laggate sono qualcosa di incredibile. Mistico. Incredibile, che Pokémon imponente. Ti sei salvato per il rotto della cuffia. Bene. Cioè, noi salendo da questa grotta siamo arrivati al faro. Intanto Coraidon collassa. Che succede? Tutto bene? Mi sa che è finito l'effetto del panino. Forse ha esaurito le forze durante la lotta. Ma che Pokémon è questo? Sembra un po' un Sicklyzar. Ma non ne ho mai visto uno così. E questo cambio di forma così improvviso, secondo te sta bene? Difficile a dirsi. È un mistero anche per te, eh? Ma la cosa più importante è che stai bene. Certo che ti sei fatto valere in quella lotta. Tu e questo misterioso Pokémon vi siete appena incontrati, eppure avete lottato contro quell'Houndoom con una gran sintonia. Come? Stai dicendo che hai lottato per conto suo? Cioè non gli hai dato alcuna indicazione? Ma quindi non è ancora proprio un tuo Pokémon? Peccato. Vabbè, lui si risolleva però. Oh, guarda, si è già rimesso in forza, meno male. Secondo te lui è stato ad emettere il verso misterioso di prima? E chi se no? Intanto Nemi memorizza il mio numero. Probabilmente mi spaccherà lo smartphone per tutte le volte che mi chiamerà. Mi dà anche la MT-032 che contiene comete. Buono. Quindi adesso bisogna salire sul faro. E voi due cosa state combinando? Aspetta, ma io ti conosco, ti ho visto a lezione di letteratura, ti chiami Pepe, giusto? Sei il figlio della professoressa Pokémon, la professoressa Olim, giusto? Ecco. Eccolo qua. Non vedo che c'entri mia mamma adesso. Vabbè, ma non mica l'hanno insultata, stai calmo. Piuttosto, che diamine ci fa qui questo Pokémon e perché ha questa forma strana? L'ho trovato ai piedi della scogliera, diciamo la verità. Avrei potuto dire anche mi ha salvato, però va bene lo stesso. Abbiamo sentito un verso strano e abbiamo cercato di capire da dove venisse, poi già azzeccato dalla scogliera.
E insomma, questo Pokémon l'ha salvato, però lo sforzo deve essere stato incredibile, adesso è ridotto in questo stato. Ma prima di cambiare forma era un vero portento, te lo assicuro. Ti credo, tranquilla, però questa forma non è adatta a lottare. La vera forma di Coraidon è quella che assume quando lotta. Lui sa già tutto. Mi sa che sa già tutto. Ah, si chiama Coraidon, come fai a saperlo? Non puoi entrare nel laboratorio, è chiuso a chiave. Tu sei una faccia nuova, ma giudicare dall'uniforme direi che sei anche tu uno studente dell'accademia. Coraidon non è un Pokémon che si lascia ammansire da un allenatore qualunque, è un Pokémon speciale, per non dire un Pokémon leggendario ad inizio gioco, forse? Speciale, cioè? Ecco, infatti. Bah, se hai intenzione di prenderti cura di Coraidon, allora mi tocca assicurarmi che tu ne sia all'altezza, ci stai? Quindi... in teoria parte una lotta. Mi sa tanto di sì, eccola qua. Parte la sfida di Pepe, allenatore. Che Pokémon c'ha Pepe? Ok, Squobet. Va bene con Squobet. Altri due, altri due. O magari Critta, vediamo. No, non Critta. Ultimo pistolacqua. Ma ha solo un Pokémon, sì. Ha solo un Pokémon. Mi aspettavo qualcosa di più da Pepe. Va bene. Ecco qua. Adesso devo fare attenzione ad una cosa, ovvero a non overlivellare lo starter, cosa che mi succede sempre ad ogni volta che gioco un gioco Pokémon. Se hai proprio intenzione di prenderti cura di Coraidon, tieni, ti servirà, è la Pokéball che ti serve per contenere quel Pokémon. Otteniamo forse non a caso la Pokéball di Coraidon. La mettiamo negli strumenti chiave. È una semplicissima Pokéball ricevuta da un ragazzo di nome Pepe per contenere il misterioso Pokémon Coraidon. Niente di più, niente di meno, non sappiamo altro. Ma si può sapere dove hai trovato uno strumento del genere? Beh, io la Pokéball l'ho mollata e con questo me ne lavo le mani. Buona fortuna. Ma chi si è visto, così via? Ok, va bene. Tutto regolare. Bah, fai come ti pare. Sì, sì. Che tipo strano. Noi però dove eravamo rimasti? Ok, intanto Coraidon entra nella sua Pokéball e fino a qui tutto nella norma. Ma dovevamo salire sopra il faro, no? Quindi... sì, saliamo sopra per... Nemi dice vedere la scuola. Ok, dall'alto. Andiamo a vedere cosa c'è qui sopra. Anzi, io ho come l'impressione che qui dietro ci siano strumenti. Non lo so, così a naso, guarda. C'è un Lechonk invece. È uno strumento. Un revitalizzante. Ok, ottimo. Eccoci sopra il faro. Ci sono dei Wingull che svolazzano. E... ok, Nemi si vede un po' tutto da questa parte. E è davvero raccapricciante, posso dirlo? Guardare così dall'alto tutto quanto l'overworld. Guarda, laggiù si vede Mesapoli. Eccola là. Lo vedi quel grosso edificio con la Pokéball? È la nostra scuola. Sarà uno spasso studiare insieme a te, George. Ma non vedo l'ora, Nemi. Giuro, davvero. Non vedo l'ora, Nemi. Bravo, ben detto. Diamoci dentro con lo studio. Certo. Montagna, perdita d'occhio. Erba alta e foreste. Wow! Guarda quegli alberelli lì quanto sono definiti. E in mezzo a queste bellezze naturali vivono tanti Pokémon che aspettano solo di incontrare te. Cavolo, ma io davvero non vedo l'ora. Non vedo l'ora di scoprire l'intero Pokédex di Paldea. E... rido per non piangere, ragazzi. Per prima cosa dirigiamoci a Platia, è proprio lungo la strada, ok. Quel percorso laggiù dove ho visto già subito un centro Pokémon... o come si chiamano adesso a Paldea, non ricordo adesso. È il momento di fare un po' di farming avventato insieme a Quaxly, quindi mi sa che lo mando un po' in giro. Vai, farma piccolo Quax. Ma come è tornato indietro? Ah, ok, ha poca vita. Tra l'altro ho notato che c'è una cura autonoma che in automatico ci fa riprendere della vita. Devo capire meglio come funziona questa cosa.
Vabbè, io sta lottando contro un Hoppip. Direi che è più che giusto. Le prende, è normale. Vabbè, lottiamo contro di lui. Sono allenatore, quindi se viene a parlarmi scatta la lotta. Come sono cambiati i tempi, davvero? Diego Marmocchio. Hai capito? Solo se gli parli adesso parte la lotta. Allora, adesso però bisogna andare a catturare qualche Pokémon interessante. O meglio, che possa darci un aiuto mentre affrontiamo tutti quanti gli altri. Adesso io in squadra che c'ho? Mi sono un attimo perso perché prima mi sono messo a catturare. Ok, vabbè, Lechonk che di base è stato il primo Pokémon che abbiamo catturato per via del tutorial. Abbiamo Tarantula e abbiamo un Diglett catturato giù in caverna. Servirebbe un tipo volante, tipo... non lo so. C'erano dei Fletchling prima. Mi sa che torno un attimo indietro dopo a catturarne uno. Ma ci sono anche dei Magikarp. Dei Buizel. Ok. Abbiamo un po' di gente qui. Io direi che ci facciamo un po' di esplorazione da questa parte, perché vedo degli strumenti. Qui c'è un'antiparalisi. Non credo ci siano strumenti particolarmente rari in queste zone qua. Anche perché tutti quelli che ho raccolto fino ad ora sono davvero delle cure base. Pieno di Azuril. Da questa parte c'è una spiaggia. E un'altra cosa che... ci sono i Wiglet! Ok, bisogna catturarne uno adesso. Una cosa che mi rattrista ancora di più è la texture dell'acqua, ragazzi, La texture dell'acqua. Vorrei piangere. Eccolo! Forza! Facciamo partire sta sfida. Ok, Wiglet femmina. Andiamo di botta. Diamo un po' di botta. Va benissimo. Tanto sta al 4, quindi. È tempo di lanciare una bella Pokéball sopra su Wiglet. Oddio, la Pokéball sott'acqua. Cosa ho visto? Allora, qui giù non c'era nient'altro, a parte i Wiglet e qualche strumento base. Quindi mi sa che me ne ritornerò su. Uno, a farmare un po'. E due a... sì, raccogliere altra roba e poi credo per entrare direttamente a Mesapoli. Lechonk, potresti spostarti che c'è uno strumento che devo raccogliere, grazie. Ok, una Pokéball. Laggiù c'è il centro Pokémon, vado subito. Tu sei nuovo. È il cagnolone del trailer, anche lui. Fai tu, se non sbaglio. Credo si chiami così. Eccolo là. Ok, catturato Fai tu. Invece no, è un tipo folletto Fai tu. Ero convintissimo fosse un tipo elettro, perché? Oh, vabbè. Siamo arrivati al centro Pokémon. Abbiamo Giannemi lì che ci aspetta. Ehi, George, da questa parte. Questa struttura è un centro Pokémon. Qui possono darti una mano per tutto ciò che riguarda i Pokémon. Ma per una spiegazione più dettagliata mi rimetto a chi ne sa di più. Certamente, benvenuti al centro Pokémon. Io mi occupo di rimettere in sesto i Pokémon degli allenatori. Bla bla, insomma, è lui. Credo sia, ok, il Pokémon Market. Proprio di fianco, attaccato. Bene. È possibile pagare anche usando i CL, ovvero i crediti Lega. Il tasso di cambio è semplice. Un CL vale un poche dollaro, quindi. Bene. Quel terminale invece è la macchina MT. Ha diretto tutto lì proprio. In un unico blocco. Ti permetterà di creare MT con cui insegnare nuove mosse ai tuoi Pokémon. Per realizzare MT servono CL e i vari materiali lasciati cadere dai Pokémon. Intanto la gente e gli NPC dietro si muovono a 2 FPS. Ottimo. I CL si possono usare sia con queste macchine sia per i negozi. Io ne ho già un bel po', tieni. Ok, questa cosa dei CL è un attimino da capire. Nemi me ne accredita 5.000, va bene così. Ricevo anche un sacco di materiali. E basta così, quindi... Perfetto. Allora io ne approfitto intanto per ricaricare la squadra. Per rimettere in sesto i Pokémon. E vai così. Bene. Questo è il nuovo sistema di cura nei centri Pokémon. Non mi piace tantissimo. Sarò sincero. Lì sotto su quella montagna non capisco bene cosa sia, ma... sembra tanto essere una spada.
Ok, qui giù c'è un altro allenatore. Parte la sfida di Gabriele Netturbino. Ok. Mi piace il nuovo sprite dei Netturbini. Ale. Galpin va giù. Non ha nessun altro? Ok, hanno tutti un Pokémon, mi sa. Sì, sì, sì. Ok, quella dovrebbe essere... Ehi, ehi, ne ho due. Non mi dire. Ha due Pokémon davvero? Ho appena detto ne hanno tutti quanti uno. No, non è possibile, dai. Ha due Pokémon. Ha davvero due Pokémon. Davvero due. Ne ha davvero due. Non ci voglio credere. Va bene, dai. Attacco d'ala. Eh sì, me l'aveva anche detto d'altronde. Brutto colpo. Critta sul finale contro Azuril. Va bene, Quaxly. Critta quando non deve. Quanto scommettete che non sgancia niente il tipo della Lega Pokémon? C'è tipo uno Squovet impanicato. Che sta succedendo? Che c'ha questo? Cosa c'ha questo Squovet? Aveva tipo un'aria un po' strana. Ah, l'abbiamo colto di sorpresa. Beh, quindi... Colpito alle spalle? Vabbè, catturiamo anche Squovet, ok? Vai, andata. Da questa parte c'è un'altra MT. Comete. E anche un laghetto. Vorrei anche prenderlo su Urskit. Vabbè, sapete che c'è? Off, mi faccio un bel... Wooper! Vieni qua, immediatamente. Off, mi sa che faccio un sacco di catture. Ok, Wooper va catturato. Via, via, via. Proviamo a lanciare direttamente la Pokéball. Magari ci dice bene. 2, 3 e 4. Se non ci dice bene adesso... Quest'area in sostanza è tipo un giro tondo. È molto limitata. Come per essere una prima area soprattutto. Quindi vabbè, comunque siamo davanti al portone d'ingresso. Intanto parliamo con il tizio. Abbiamo completato le quattro lotte. Ci dà tuono onda. Vabbè, dai. La nostra squadra è stata rimessa in sesto. E io per oggi, amici miei, mi fermerei qui. Qui davanti, perché nel prossimo episodio entreremo a Mesapoli e ufficialmente all'Accademia Arancia. Quindi io vi aspetto col prossimo episodio di Pokémon Scarlatto, sempre qui. Vi ricordo di lasciare un bel like per supportare la serie e un commento qui sotto. Alla prossima!